La storia che vi racconterò oggi è una storia oscura e parla di veleno, avidità e della più prolifica avvelenatrice di tutti i tempi che seminò il panico a all Leida alla fine del 1800. Maria Caterina van der Leyden zwanenburg nota anche come Goyemi, nacque il 9 settembre 1839 a Leida. Il padre Clemens era un operaio tessile e sua madre Joanna, una casalinga. Il padre lavorava 12 ore al giorno, 6 giorni la settimana, ma nonostante tutto non riusciva a guadagnare abbastanza per provvedere al mantenimento della famiglia. Tutto quello che guadagnava infatti lo spendeva bevendo. Fu proprio a causa di questi problemi economici che la famiglia, non riuscendo più a saldare il pagamento dell'affitto nella casa dove viveva, venne sfrattata e fu costretta a trasferirsi in uno dei quartieri più poveri della periferia di Leida. In quell'epoca la mortalità infantile era molto alta. Maria ebbe undici fratelli, solo quattro però riuscirono ad arrivare all'età adulta. Appena dodicenne, la ragazzina iniziò a prendersi cura dei bambini e dei malati nel quartiere in cui viveva. Faceva da babysitter oppure li lavava, svolgeva le faccende domestiche al posto loro, si offriva di fare anche la loro spesa, tutto per pochi spiccioli. Il 13 maggio 1868, all'età di circa 30 anni, sposò John van der Leyden, dal quale ebbe sette figli, cinque maschi, e due femmine. Maria, però, ebbe anche altre due figlie in giovane età prima del matrimonio. Ma le bambine morirono in tenera età. Si ipotizzò che queste creature siano state le sue prime vittime, ma sembra più probabile che queste bimbe siano invece state vittime di un'epidemia di colera che aveva devastato Leida. Maria continuò a prendersi cura di anziani e malati e a seguito di queste sue gentilezze le fu dato il soprannome di Goiemi, la buona mi. Eppure la natura premurosa che aveva mostrato in precedenza si trasformò in avidità omicida. Nel 1880 la prima vittima accertata fu sua madre e non molto tempo dopo avvelenò anche suo padre. Poi Passò alla cognata Cornelia van der Leyden, che morì il 30 maggio del 1881. Anche la cugina Wilhelm fece la stessa fine nel luglio dello stesso anno. A novembre, invece, toccò a suo fratello Rand. Delle 27 vittime accertate, morte per aver ingerito del veleno che lei gli aveva somministrato, 16 appartenevano alla sua cerchia familiare. Quando la killer divenne più avida, iniziò a sterminare intere famiglie, compresi i bambini. Curiosamente però, il marito, una delle persone che le erano più vicine, fu risparmiato. Tutte le vittime erano suoi conoscenti, quasi tutti anziani e malati. Marie li avvelenava con l'arsenico per intascare i soldi dell'assicurazione sulla loro vita o la loro eredità. Questo però non spiegava perché vivesse in modo così umile e soprattutto perché aveva contratto debiti in tutta Leida. Goyemi rimase per molto tempo insospettabile per la sua nota fama di benefattrice. Infatti si prendeva amorevolmente cura delle sue vittime. Inoltre era riuscita a mantenere l'aspetto di un angelo salvatore, assistendo i moribondi fino alla fine facendosi però notevolmente pagare. L'omicida seriale impiegava solo uno specifico veleno, l'arsenico, nella forma di ossido di arsenico. Se lo procurava con la scusa di disinfestare le case dai ratti e dagli insetti. Maria Swanenburg riuscì a nascondere i suoi crimini a causa di vari fattori, tra cui gli alti tassi di mortalità causati dalle miserevoli condizioni di vita nei quartieri poveri di Leida. I medici locali spesso evitavano la zona e le visite a domicilio erano una rarità. La killer venne arrestata il 15 dicembre 1883, dopo che provò ad avvelenare la famiglia Frank Wizen. Aveva versato di nascosto dell'arsenico in una zuppa d'orzo, che aveva poi offerto loro da mangiare. Le porzioni non furono sufficienti per tutti, quindi i membri della famiglia furono costretti a dividere il cibo e i commensali se la cavarono così con un'intossicazione. Successivamente, due dei malcapitati si lamentarono dello strano sapore del piatto. La polizia, allertata da queste dichiarazioni, prelevò da casa la presunta assassina che fu infine collegata ad una lunga serie di morti sospette. Vennero riesumati 15 corpi e tutti mostrarono segni di avvelenamento da arsenico. E la persona che stette per più tempo vicino alle vittime era proprio Maria. Lei li aveva uccisi. Ciò rese ancora più scioccante la rivelazione dei suoi omicidi. La polizia ascoltò anche la testimonianza di vicini, parenti e di altre persone. L'indagine sui suoi crimini stabilì che aveva tentato di avvelenare 102 persone, dal 1880 al 1883, 27 delle quali erano morte. Ma fu sospettata di aver ucciso più di 90 persone. 45 dei sopravvissuti ebbero problemi di salute cronica dopo aver ingerito l'arsenico. Ulteriori indagini rivelarono che dopo ogni morte Maria aveva incassato l'assicurazione che lei stessa aveva stipulato sulla vita delle vittime. In totale aveva guadagnato dai 2.000 ai 3.000 fiorini grazie ai suoi omicidi, un'enorme somma all'epoca. L'omicidio seriale era diventata così famosa all'epoca che il Museo delle Cere di Amsterdam ne fece una statua che contribuì a rendere il luogo l'attrazione più visitata nel 1884. Il caso venne dibattuto al Tribunale Penale dell'Aia il 23 aprile 1885. Qui gli furono attribuiti 27 omicidi. Il primo testimone fu Pied de Hesse fratello di Wilhelm e di Arend poi fu la volta del vicino de Frankwitzen che riferì alla corte di aver visto Maria che entrava in casa proprio il giorno dell'avvelenamento dopo le testimonianze finalmente ammise di aver usato l'arsenico ma affermò di averlo fatto perché non era in sé o era ubriaca nel frattempo le era stato dato il soprannome di Leiden Poison Mixer la killer del veleno di Leida. Durante il processo due ordini di medici esperti esaminarono la mente dell'imputata. Le diagnosticarono un alto tasso di insensibilità, ma era comunque in grado di intendere di volere. Il pubblico ministero, alla fine del processo, si rivolse alla Corte, chiedendo al giudice di pronunciare una condanna all'ergastolo. Il primo maggio 1885 Maria Swanenburg fu dichiarata colpevole dell'omicidio delle sue ultime tre vittime e condannata all'ergastolo. Marie trascorse il resto della sua vita in un centro di detenzione a Gorichem, dove morì nel 1915 all'età di 75 anni. Con il bombardamento del Bezidehund nel 1945, molti documenti relativi al processo Swanenburg andarono perduti. Quindi poco si poté rintracciare con certezza. Tuttavia, nel 2017 si scoprì che le copie di un gran numero di rapporti forensi, inizialmente considerati perduti, erano sopravvissuti alla guerra. Il materiale storico fu consegnato alla biblioteca dell'Università di Leida. Il caso di Maria Swanenburg divenne molto noto all'estero ed è tuttora considerata come la peggiore serial killer d'Olanda. I suoi crimini valsero un secondo soprannome, Leidze Ginfenster, l'avvelenatrice di Leida. Il 5 ottobre 2015 è stato pubblicato un thriller radiofonico, arsenico, su Goyemi, sul sito scientifico di Kennislink.